E ti saluto con la pace del Signore, ti auguro un buongiorno, un buon giovedì, oggi 7 di dicembre 2023, siamo grati a Dio ancora oggi perché il Signore ci ha dato la vita ed è un dono prezioso. Innanzitutto ci ha dato anche oggi la possibilità di poter ascoltare la sua santa parola e questa è una grande opportunità. Se voi pensate, guarda, una breve parentesi, io quando ero piccolo, fino a 33 anni, io non ho avuto mai la possibilità di ascoltare una predicazione dell'Evangelo, quella giusta, quella seria, una vera e propria predicazione, un vero e proprio messaggio, della parola di Dio. Oggi noi, io, tu, lo ascoltiamo ogni giorno. Cioè, questo è un grande privilegio. Io per 33 anni non l'ho avuta questa possibilità, questa opportunità. Quindi è un qualcosa di bello, di particolare. Quindi vogliamo dare gloria a Dio. Signore, gloria al tuo nome. Grazie per questo privilegio che ci dai di poter accostarci alla tua santa parola. Gloria a Dio. Vogliamo iniziare con una breve preghiera. Per chiedere a Dio la sua benedizione. Quindi io voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e se ne hai la possibilità, ovviamente, o stai attento se sei in macchina, non chiudere gli occhi. Ecco, e preghiamo il Padre, nel nome di Gesù, proprio come Gesù ci ha insegnato. Gloria a Dio, Padre Celeste, Dio nostro. E con immensa gioia che noi ti adoriamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, ti esaltiamo, sei magnifico e stupendo, Signore. E vogliamo pregarti in questa mattina, perché abbiamo desiderio di ascoltare la tua parola. Abbiamo fame e sete di giustizia. Abbiamo bisogno del pane della vita, quindi a chi altro chiederlo se non a te, tu che sei l'autore della vita, tu che sei il principe della pace, tu che sei colui che regna nei cieli e colui che regna anche nel nostro cuore. Gloria al tuo nome. Signore, ti prego, prepara i nostri cuori per parlarci, perché desideriamo ricevere una parola dal cielo. Quindi ti prego, benedicici in questa meditazione, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dice così la parola del Signore. Il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero. E noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Testo che puoi trovare nella prima lettera di Giovanni, capitolo 5, verso 20, ed ancora. La figura di questo mondo passa. Testo che puoi trovare nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 7, versetto 31. Il titolo di questo messaggio è questo: un mondo migliore. Chi non ha mai sognato un mondo migliore, senza ingiustizie, senza miseria, senza violenza? In molti si adoperano a questo scopo. Fanno grandi sforzi per sradicare la povertà, per instaurare un clima di pace e di intesa nell'ambiente in cui vivono e anche tra i popoli. Man mano che la storia dell'umanità avanza, però, il bilancio è sempre più deludente. Non abbiamo fatto progressi. Il mondo migliore, tanto desiderato, sembra allontanarsi. Mentre i progressi scientifici sono evidenti, altrettanto non può dirsi per la pace e la giustizia. I conflitti e anche l'insicurezza non regrediscono, anzi, e la povertà di molte popolazioni non fa che aumentare. 2000 anni fa il mondo ha rifiutato il rimedio che Dio aveva preparato mandando Gesù Cristo. Egli era la soluzione ai problemi dell'umanità, ma gli uomini nella loro malvagità si sono sbarazzati di lui, crocifiggendolo. La Bibbia non presenta una soluzione globale per salvare l'umanità. No, 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 no. Prima dei giudizi apocalittici, ovviamente. Dio rivolge un invito personale a ciascuno di noi, a
affinché accettiamo Gesù Cristo come nostro Salvatore. È così che Egli trasformerà il nostro cuore e ci darà una nuova vita. E una domanda sorge spontanea: ma tu hai già fatto questo incontro con il Signore Gesù? Hai avuto questa esperienza, questo incontro meraviglioso, questo incontro dove la tua vita è cambiata, dove sei nato di nuovo, dove hai realizzato la presenza di Gesù vivente nella tua vita, nel tuo cuore? E probabilmente starei dicendo: sì, fratello Andrea, certo che l'ho fatta questa esperienza, ma quanti anni fa? E oggi? Vivi lo stesso rapporto con Gesù? Lo stesso rapporto di entusiasmo, di gioia, di amore, di allegrezza che avevi all'inizio? È lo stesso identico rapporto? Oppure c'è qualcosa che si è raffreddato? Oppure c'è qualcosa che si è indurito nel tuo cuore? Oppure c'è qualcosa che ti ha allontanato da questa meravigliosa esperienza che hai fatto 5, 10 anni fa, 20 anni fa, non lo so. Cosa c'è nel tuo cuore? Perché io credo che veramente dobbiamo riscoprire la nuova nascita. Dobbiamo riscoprire cosa significa innamorarsi di Gesù. Quell'amore meraviglioso che provavamo quando ci siamo convertiti, quella gioia, quella semplicità, quella spontaneità nell'andare a Gesù per la qualsiasi cosa, fratello, sorella, amico, amica che magari ancora non hai realizzato questo rapporto intimo e personale con Gesù, cosa stiamo facendo? Verso dove stiamo andando? Rimettiamoci in linea, rimettiamoci verso la via che è Gesù. La via, la verità e la vita, rimettiamoci su questo cammino e ritorniamo al nostro primo amore. Rinnamoriamoci di Gesù e viviamo una vita camminando in santità alla sua meravigliosa presenza. Alleluia. Questo credo ciecamente che sia desiderio dello Spirito Santo, perché altrimenti non starebbe parlando in questi termini al mio cuore e al tuo cuore. Quindi sintonizziamoci, mettiamoci in linea e ascoltiamo la voce di Dio che parla attraverso la scrittura e parla al nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo. Dio ti benedica, buona giornata e ci vediamo domani allo stesso appuntamento. La pace del Signore ti accompagni.